Secondo il consigliere regionale Montanariello, Partito Democratico, camminare in diga diventa sempre più una roulette russa. Afferma infatti di aver ricevuto decine di segnalazioni sul pericolo derivante dal lancio delle lenze verso la bocca di porto da parte dei pescatori che si posizionano tra i sassi. Per sincerarsi di ciò è andato a verificare personalmente di prima mattina. A seguito del controllo, afferma quindi, la diga è diventata un vero e proprio pericolo. Pescatori sprezzanti della gente che passa effettuano i loro lanci con le loro canne da pesca fregandosene del passaggio dei passanti. Si chiede inoltre se sia normale che nessuno si accorga di ciò e dichiara di aver immortalato quasi 25 pescatori che lanciavano lenza ed ami vicino ai volti dei passanti. Ha notato inoltre alcuni che attraversavano la diga sullo skateboard con la canna da pesca tesa verso i passanti stessi. Si chiede se l'amministrazione e il sindaco responsabili non solo della salute dei cittadini ma anche del decoro si siano attivati in maniera diretta o indiretta nel caso ad intervenire potessero essere altri enti. Sottolinea inoltre il degrado e lo sporco che spesso i pescatori lasciano quando vanno via. Il consigliere chiederà subito all'amministrazione di intervenire attraverso i suoi mezzi e farà un esposto al comandante della Capitaneria di Porto, chiedendogli di mettere a disposizione le proprie preziose esperienze per dare un aiuto su questa vicenda. Conclude affermando come mai tutti vedano questa situazione ma nessuno intervenga. A leggere i commenti al post pubblicato questa mattina non viene percepito che chi frequenta la diga senta un pericolo nelle lenze dei pescatori, ma sia ben sentito in altri frangenti, come il transito delle bici e talvolta quello degli scooter, che praticano slalom e gincane per evitare chi transita a piedi, che, a quanto pare, a sua volta non potrebbe neppure farlo.